Nel trentennale del suo barbaro assassinio si è tenuta sabato 2 maggio a Castel Ruggero, frazione di Torri Orsaia, la cerimonia di commemorazione di Carmine Tripodi, comandante della stazione dei carabinieri di San Luca in provincia di Reggio Calabria, medaglia d'oro al valore militare, esempio di elette virtù militari e di dedizione al servizio spinto sino al sacrificio della vita. Alla cerimonia religiosa, officiata da Sua Eccellenza il Vescovo di Teggiano, Don Antonio De Luca, con la partecipazione di Don Pasquale Pellegrino, parroco di Torri Orsaia, Don Pietro Scapolatempo e Don Pietro Tripodi, preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro alla tomba del brigatiere, sono intervenute autorità civili e militari. Tra gli altri il generale Pasquale Angelo Sando, comandante dell'Arracis, il colonnello Riccardo Piermarini, comandante provinciale di Salerno e comandanti della compagnia di Sapri e Bianco, ossia Emanuele Tamorri e Francesco Don Vito. Presente anche una significativa rappresentanza della stazione dei carabinieri di San Luca. Numerosi messaggi di vicinanza e commozione pervenuti, tra cui quello del ministro della Difesa, senatrice Roberta Pinotti, dei sottosegretari di Stato all'Interno, gli onorevoli Domenico Manzione e Giampiero Bocci, del prefetto vicario di Salerno, il dottor Giovanni Cirillo, e del presidente dell'autorità anticorruzione, il dottor Raffaele Cantone. Alla presenza dell'intera famiglia del brigatiere Tripodi, il sindaco di Torri Orsaia, Pietro Vicino, ha sottolineato come il ricordo di Carmine costituisce, forse ancora più di 30 anni fa, un simbolo per le giovani generazioni, rappresentando non solo la capacità di reazione delle istituzioni alla criminalità, ma anche il segno di giustizia e legalità che alberga nella gente comune. Tutti in questa giornata, che per noi è il doveroso ricordo di Carmine, di quello che ha fatto, per la famiglia, per i genitori, per la signora Carmine, è il riutilizzarsi di una ferita che probabilmente non potrà mai essere rimarginata da tutti. Ci scusiamo di questo, ma noi abbiamo il dovere di ricordare. Lo abbiamo per voi, per i familiari, ma noi abbiamo questo dovere soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Perché Carmine è oggi un esempio e noi abbiamo il dovere di portarlo con noi per quello che egli ha fatto come simbolo di contrasto delle istituzioni alla criminalità e come simbolo